voglio dare perché ho una squadra intelligente, da primo, e non lo so, i limiti sono grandi. Alti. Partita va più forte adesso perché gioca, so se non gioca, e adesso i giocatori di Caserta voglio, è grande motivazione per questi giocatori, e sicuro è una partita dura contro Caserta questa domenica. Tutto è possibile, però secondo me andiamo 90-80% in playoff, però per questi quattro posti tutto è possibile, e io credo in nostra squadra. Perché tu non credi in noi? Perché parto anche dai budget economici che a Milano e quelli che c'è a capo Hai d'Orlando. visto Leicester l'anno scorso? Secondo me tutto è possibile. Questo papà è più cattivo di mio papà, però va bene per Sono importante. me. Sì, lui è troppo importante per me, la crescita. Come gruppo c'è più chemistry, come si dice? Chimica. Chimica, c'è più chimica perché questi giocatori in nostra squadra adesso non pensavi sempre a statistica come qualche giocatore di l'anno scorso, e questo è più importante. Secondo me questa qui è una bellissima opportunità per guardare dentro noi stessi e dentro casa nostra. Io quello che oggi può essere Caserta senza Sosa non lo so perché non ho la palla di vetro. Penso che noi dobbiamo incidere su noi stessi, che è l'unica cosa sulla quale possiamo incidere. Dunque sulla nostra prestazione, sul nostro approccio a questa gara, sulla nostra determinazione. Dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi. Il nostro obiettivo oggi prevede che domenica alle ore 20:15 dovremmo fare di tutto per avere 28 punti in classifica, e questo significa per noi essere ancora più vicini al traguardo dei playoff. Dunque dobbiamo essere tutti orientati verso questa direzione. Come abbiamo fatto fino ad ora quest'anno, ma come abbiamo fatto anche l'anno scorso, ci piace a noi andare per gradi, andare per step all'interno del nostro percorso. Dunque, prima possibile vanno conquistati i playoff, e una volta conquistati i playoff vedremo quello che può succedere dopo. Ma adesso la massima energia possibile è nei confronti di questo obiettivo, che per noi è realizzare un sogno, per noi è. Significa cominciare a raccogliere concretamente i frutti di un anno di lavoro, con l'idea, come diciamo sempre, di continuare a crescere e a migliorare. Dunque, la partita contro Caserta ci offre questa grande opportunità e la dobbiamo prendere con la più grande aggressività possibile. Per questa ragione dico che la partita è delicata, perché anche questo è un concetto che esprimo spesso qui in sala stampa. I nostri successi sono stati sempre frutto dell'unità tra squadra, club, staff, ambiente, pubblico, tutti. E noi domenica dobbiamo essere tutti insieme, compatti, carichi, pieni di energia per arrivare domenica sera alle ore 20:15 con 28 punti in classifica. Quindi anche in questo caso appello a chi ci sosterrà, a chi verrà al palazzetto, carichi a palla, perché avere questo ambiente così caldo, caloroso, che ci spinge, che ci sostiene, che ci porterà per l'ennesima volta a superare gli ostacoli e quindi arrivare alla vittoria, è determinante in questo momento qui della stagione. Poi dopo possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, il domani, il futuro, i sogni, senza domenica. Non abbiamo fatto niente. Dunque, massima allerta, massima concentrazione per vincere contro Caserta.